Ragazzi, oggi andremo a fare un'esperienza nuova. Andremo a provare una bicicletta elettrica. Intanto mi vesto, faccio colazione e ci vediamo tra un po'. Ciao ragazzi, a dopo. Tempo buono e ci vediamo tra un po'. Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale e buona vita a tutti. Allora, dicevo, dopo un lento risveglio durissima, alzarsi domenica mattina alle 6 è durissima ragazzi, però se si vogliono fare le cose bisogna alzarsi anche la mattina presto. Allora, vi dicevo, oggi andrò a provare una bicicletta elettrica, testerò per la prima volta e poi vi dirò, farò una breve escursione qui nella zona insieme a mio padre. Sto andando a prenderlo, avremo un'oretta di macchina e andremo in Umbria. Aggiornerò più tardi e vi farò vedere la mia bici elettrica. Non è tanto da dirvi, ci rivedremo più tardi su questo schermo. Ciao ragazzi, a dopo! Eccolo, grande tasso, lui vola con la sua e-bike. Sono abituato ragazzi a pedalare con una bicicletta elettrica, incredibile, perché è una sensazione strana, no? Solito io quando vado in bici do la mia cadenza, il mio ritmo, in base a quella faccio girare i pedali, qui invece giri il pedale, fai 100 metri in un attimo. Vedremo, la testeremo in salita. Ecco il grande tasso che sembra andare sulla luna. Allora, nel mezzo del bel nulla, nel nulla del bel mezzo, si ritrovò in una selva oscura, in questo posto magnifico. Stiamo percorrendo una strada per andare a un monte chiamato Montarale. E lì faremo due fotine. Questa zona qua è molto bella. Siamo in Umbria ragazzi, mi ero dimenticato a dirlo. In Umbria, precisamente vicino al lago Trasimeno. Ah, questa è la chiesa che dicevi? Tutta cacciavi al prete. Ma sai che pensandoci bene, me la ricordo. Qui ci ho fatto la prima comunione. Tutto abbandonato. E questa è la famosa birra dello scandalo. Ma dici con la lambretta ci vai a piegare? La fermassi a metà salita perché la lambretta si infuocava. Ah, capirà, in due. In due. D'estate poi, sai che roba? Pensa che lambretta era. Su queste salite. Mamma mia, va qua che struttura. Qui è qua. Questo è il castello, non mi ricordo niente male. Ma sto poi già vede, no? Guarda, lì vedo il capanno. Da lì fino sul bivio del Ponebiale. Io il porto qua, ammucchiavamo a casa, stavamo le legna che portavano i muli. Fino a lì? C'era certe cataste di legna su questa strada. Ah, i muli venivano giù e li scaricavano e noi lo dovevamo guarda un po', guarda un po', qua che cassette, guarda. Questo è Ponibiale. Questo è Ponibiale? Con la N e con la L. Ah, Ponibiale, una frazione di Piegaro. Bene. Ah, Montetasso, qui siete a casa, eh? È il... C'è il Tonino Map della situazione. E la mucchiavale per chi? Scusa? Ah beh! E per la prima volta mangiare pomidori bottoni. Ponibiale, comune di Piegaro. Ma va bello là. Il lago Trasimeno, che posto, bello. Ma era così il paesetto? Era una capapecchia. No, vabbè, però dico la struttura del paesetto era questa. La croce di Montarale in lontananza. E adesso ragazzi si fa dura.
Com'è? È dura? Porco cane. Questa non spinge comunque. Volevamo far cambio? Dopo la sosta pranzo a base di panini e birra Peroni, siamo ripartiti e ridiscendiamo a valle. Adesso andremo a vedere il posto dove ne hanno vissuto i minori negli anni 50 per 5-6 anni e dove anche mio padre ha abitato. Qui ci sono un sacco di torrentini fighi, molto fighi. Piano, piano, piano. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. Questo qui davanti proprio. Questo, mo ti racconto una cosa. Vedi quelle scale là? Quale scale? Quella. Ah, quelle là. Là c'è la scuola. La seconda. La prima elementare l'ho fatta la prima. Pensate. Andavo a venire lì e la via di fare l'aula. Qui c'era il circolo che si veniva qui a vedere la televisione la sera con la sedia dopo la portasse. E lì c'era il genere alimentare. Quella porta lì al 67 c'era la genere alimentare. Pensate. Quel tunnel là sotto dove veniva dalla parte della strada, molto la foglia. Un giorno il maestro me la cacciava fuori, me l'ha messo lì, no? Messo le scale. Ah, quello che passa la nonna. Ma un po' che mentre stavo lì. Ecco da faccia nonna da quel tunnel. E perché non ha la vita dove veniva? E veniva su a piedi da laggiù di sotto, no? Perché la casa era fuori lì. Capito? Pensate, roba, riprendela. Ho ripreso. Casa Martino. Oh, ecco, qui me la ricordo anch'io. No, qui eravamo venuti a pranzo. Oh. Proprio qui era, mi ricordo, su sta scala qui. E mi ho mangiato qui, sta stanza qua. Qui c'aveva la sala, c'era. Mamma mia. Guarda come è messo qua. Questo è tutto... Cavolo, questo è un bel borghetto. Eccola, la casa dei nonni. No, aspetta, vengo giù. Oh. Che c'era su sta porta? Questa era la porta della stalla. Là c'era la stalla delle pecore. Ti devi dormire con la finestra là? Con la finestra là. Comunque qua è un gran bel posto. Un bel posto, ma. Cazzo, guarda che figata. Qua c'è anche le sedie là sotto. C'era l'ingresso. Dove? Ah, qui? Qui entravale? Sì. Quando ha fatto l'unione del 56, vedi che fratta? Qui c'era un muro un po' più alto di questo. La neve? Era arrivata sotto la finestra lì. Addirittura. E noi per entrare qui, che non si poteva entrare da qui, entravamo dalla porta della stalla. Questa che era? Questa invece era una chiesa. Questa era la chiesa che si è cascato il fulmine, guarda come l'ha ridotta la pianta. La sovrastava. Oh, qui che c'era? Qui tutto mezzo spalla. La capanna ci rimettiamo il carro. Aspetta, voglio già vedere se si entra lì. Qui che c'era invece? Chi sta. C'era una capanna che all'epoca quando c'era i cavallari ci metteva i muri giù da sotto. E qua su da sopra ci metteva il fieno. Questa strada, qui c'era una strada che andava giù i campi giù da sotto. E questa andava giù alla Ierna. La chiesa. Ah, qui ci andava. Passando per la macchina. Ma qui c'è una macchina. Qua è questa, la macchina. Una Jeep, qua. È un relitto questo. Ma che roba. E qui invece su sta finestra che c'era? Ci va a vedere. Qui c'era la andamola, andamola. La camera che dopo gli anni aveva fatto la camera dei cavallari. E sta chiesa da quanti anni è che... Sono un po' l'anni prima che partissimo noi, la
C'era cascato un fulmine? C'è cascato un fulmine? L'aveva gonfiata, l'aveva fatta quasi rotonda. Da quanto dalla pressione del cammino. Vedevo un po' chi se ci si va a vedere. Devo stare attento che si può cascare un po' sulla testa. Ah, io mo. Voglio vedere. Ah, ma qui c'è uno stipetto qua. Sì, c'era uno stipetto nei bulli, c'era uno stipetto. Qui che ce teneva lì sotto? Il carro. E là di dietro c'era l'ingresso. Beh, mi sarebbe gustato oggi a vedere dentro. Dentro è meglio non ci andare, che poi la capace di c'è. Perché? Beh, certo, sicuramente, però che cavolo, qua è tutto abbandonato sta zona. Cazzo, e bello. C'era i cavallari che c'era 3, 4, 5. In 12 ci abbiamo. Andiamo dopo, più alla bicicletta che lo lasciava. Che roba. Beh, è un bel effetto. Rivede i posti dell'infanzia. E questa è la casa dove abitavano i miei nonni, ragazzi. Qui la porta d'ingresso. È un effetto particolare. La vita è incredibile. Incredibile, ragazzi, la vita. Bene. Riprendiamo, dopo questa tosta, riprendiamo il nostro percorso. Era un campo che dovevamo lavorare, fino a giù in fondo, c'era la... Con le vacche, con quel lavoro là. E certo, con quel lavoro, i trattori c'erano.